Oggi incontriamo un imprenditore della Valle di Susa. Ti chiediamo di presentarti, chi sei e che lavoro fai. Ciao, io mi chiamo Federico Ambrosia e insieme al mio socio Davide Sacco ormai quasi 5 anni che gestiamo questo bar con annessa libreria in via Walter Fontana, nel centro storico di Busso. Quando è iniziato questo lavoro e che tipo di rapporto ha avuto questa scelta col tuo percorso di vita in questo territorio? Beh, è stata una scelta sicuramente importante, anche perché poi noi nel commercio in realtà, io e il mio socio, ci siamo da più di 10 anni ormai, perché prima gestivamo la libreria, per 6 anni abbiamo gestito la libreria e da 4 anni appunto, 4 anni e mezzo abbiamo il bar, ed è stata sicuramente una scelta importante, perché decidere di investire i propri soldi, i propri risparmi in un territorio comunque segnato da crisi e da varie problematiche non è stata una scelta facile, però ci riteniamo soddisfatti della scelta che abbiamo intrapreso ormai tanti anni fa. Il tuo lavoro è ovviamente inserito in un sistema economico più grande, in una società più ampia di questo territorio. Che tipo di rapporti hai con questo sistema economico? E se ne hai usufruito, hai mai avuto contributi o aiuti alla tua attività anche in riferimento a questo periodo di crisi? No, in realtà noi contributi non ne abbiamo mai avuto, non abbiamo mai usufruito, anche perché non rientravamo nelle fasce in cui sono previsti questi tipi di contributi, di finanziamenti, quindi il nostro rapporto con il sistema economico globale insomma è un po' a senso unico, nel senso che noi ci troviamo a pagare tasse, imposte, gabelle, ma ci vediamo spesso ostacolati dal sistema stesso, con continui controlli, con una serie di problematiche che probabilmente in altri paesi non ci sono, problemi legati dalle piccole cose come la compilazione dell'HCCP a un sacco di problematiche fiscali, insomma in Italia sicuramente l'imprenditoria non è neanche giovanile, non è sicuramente favorita. Come tutte le attività economiche, come tutti i cittadini, sei immerso anche tu in un momento difficile, una crisi economica diremmo particolare. Che tipo di ripercussioni sta subendo la tua attività e che tipo di prospettive vedi? Guarda, sinceramente noi nel nostro settore non abbiamo riscontrato dei cali. Probabilmente il caffè, insomma, la colazione sono ancora quei piccoli piaceri che la gente ancora non ha necessità di levarsi. Quindi da questo punto di vista noi non abbiamo subito apparentemente ripercussioni per quanto riguarda la crisi, se non una pressione fiscale sempre maggiore, che vabbè, questo uno ormai che fa l'imprenditore lo dà per scontato. Però dal punto di vista delle vendite, della clientela, devo dirti che noi la crisi non l'abbiamo sentito, non perché non ci sia, è probabilmente legato al prodotto che noi offriamo, insomma un caffè e una brioche sono una spesa comunque ancora abbastanza esigua, per cui evidentemente la gente non si toglie ancora questi piccoli lussi, diciamo così. Rispetto alla scelta di vivere e lavorare in questo territorio, avete mai pensato nella vostra vita di spostarvi, di fare un altro in favore anche di prospettive migliori dal punto di vista economico e imprenditoriale ovviamente? Ma guarda, noi sia io che il mio socio siamo nati e cresciuti qua, siamo molto così territoriali, quindi sinceramente l'idea di spostarci non c'è mai palesata, se non magari in maniera così diciamo poco concreta, sottile, quindi siamo sempre stati decisi a rimanere qua, anche perché dopo una spesa iniziale ingente uno insomma ci pensa due volte prima di mollare tutto. Sentendo però in giro è chiaro che molti giovani che decidono appunto di intraprendere queste attività o comunque attività in proprio sicuramente hanno
hanno sicuramente valutato l'idea di andarsene, per esempio nel settore della ristorazione in particolare, sicuramente in altri paesi, vedi Francia, Germania, ci sono dei vantaggi nettamente maggiori, non dovuti a un bacino di utenza, alla clientela, ma proprio dovuti alla pressione fiscale, alle agevolazioni, alla possibilità di lavorare senza dover essere sempre, insomma, avere la spada di Damocle della finanza, e di vari altri, diciamo, preposti a queste cose sulla capoccia, insomma, c'è molta più libertà di imprenditoriale. In Italia ci sono un sacco di leggi, leggine, cavilli burocratici che effettivamente ti fanno spesse volte passare la voglia. Noi comunque per il momento non abbiamo mai valutato questa ipotesi. Che tipo di prospettive vedi per questo territorio nel quale c'è la vostra attività? Tutti ormai sanno della minaccia dovuta alla linea TAV Torino-Lione, all'apertura recente del cantiere di Chiomonte, del primo cantiere dell'alta velocità. Tu cosa ne pensi, al di là del tuo lavoro e del tuo singolo pezzo di vita, del tuo percorso di vita? Sì, io penso che in questa valle sia un po' finita un'epoca, è finita l'epoca dell'industria, purtroppo, come vediamo le fabbriche stanno chiudendo, non solo qua ma a livello nazionale, e noi penso che dovremmo sfruttare una grande opportunità che abbiamo qui, che è quella del turismo. Noi abbiamo tante cose belle, abbiamo delle belle montagne, delle bellissime borgate che però, come spesso succede in Italia, non sono valorizzate. Il tipo di turismo che c'è qua in valle, in particolar modo nell'alta valle, è un turismo vecchio, un turismo che poteva andare bene negli anni 80, negli anni 70, quando i torinesi pieni di soldi arrivavano su, pagavano e stavano zitti. Adesso bisogna ripensare il turismo, un turismo più a misura d'uomo e a misura di territorio. Ecco, in tal senso io penso che cantiere come quello della valle dell'alta velocità sarebbe devastante per la valle, anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista anche economico, perché verrebbe meno quel poco di turismo, quel poco di agricoltura locale che invece potrebbe essere una forza del territorio, però va pensata in chiave ecologica, moderna e soprattutto a misura d'uomo, cioè basta col turismo delle grandi opere, delle grandi cose. Si parla di lavoro e cantieri. Visto il momento di difficoltà lavorativa di questo territorio, se ti proponessero di andare a lavorare in un cantiere o comunque di mettere la tua attività di ristoratore a disposizione per le ditte che lavorano nei cantieri dell'alta velocità, tu cosa risponderesti? Beh, noi non accetteremmo senza dubbio. Io penso che questo sia un momento di scelte ideologiche, di scelte etiche, per cui il denaro deve sicuramente, gli interessi personali devono andare in secondo piano rispetto a delle scelte che devono essere ideologiche in questo territorio, in questo momento. Quindi no, non accetteremo.